Vermintide ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. A parte che comunque ragazzi, la live chiacchiere può continuare, perché tanto Vermintide è un gioco che per me può comodamente scorrere. Nel senso, non dobbiamo seguire chissà quale trama in Vermintide, specialmente nella modalità Desolazione del Caos. Quindi, se vogliamo continuare a fare nel frattempo la parte live chiacchiera, a me va benissimo. Si può comodamente parlare d'altro nel frattempo. E vi dicevo appunto. La storia è interessante. Barone, tu mi dici si basa su eventi narrati, ma poi prende la trama che vuole il giocatore. Ah, ok. Sì, perché appunto io sapevo solo l'incipit del fatto che comunque fosse post Gathering Storm. Dici, boh, Gilliman è tornato, Cadi è caduta, casini vari. Però dicevo, boh, non lo so, magari l'Imperium. Però no, ok. Invece è totalmente non canonico. Va bene, magari comunque ho detto, potrebbe essere una bella storia. Andando avanti, man mano recupereremo tutti i giochi. E così facendo anche vari altri titoli. Comunque, già in passato avevamo parlato di tutti i vari titoli di Slytherin. Io, oltre ovviamente a quelli già usciti in passato, io adesso sono molto, molto curioso di Battle Sector. Perché Battle Sector c'era il Paolo di Paglianti di Slytherin che mi aveva chiesto di provare la beta di Battle Sector. Io l'ho provata molto volentieri e mi è piaciuta molto perché trovavo molto carino il gioco e allo stesso tempo mi era subito piaciuta la caratterizzazione che era stata data a quei pochi personaggi presenti nelle due missioni di storia probabili. Ed era una cosa molto carina perché dicevo, finalmente potremmo magari vedere un gioco con dei personaggi che oltre a inserirsi in un contesto particolare, ovvero il post-devastazione di Baal, vediamo magari dei piccoli personaggi carini. Live finiamo Space Hulk. Space Hulk Deathwing è stato già finito. Meno male, perché io stavo benissimo così. sì, guarda, poi da una parte sarei anche stato curioso di provare a continuare il multiplayer, giusto per provarlo, però è morto il gioco. Space Hulk Ascension, anche lì, vabbè, io non lo conosco bene come gioco, non so se voglia essere mi pare sia uno di quei giochi che vuole riprodurre molto fedelmente il gioco da tavolo, però magari un giorno potremmo anche solo provarlo. Quello non mi sa di gioco per cui, Madonna mia, un'intera run importantissima. Però vedremo. Ho visto i tuoi video e ho notato come tu abbia apprezzato quel gioco. Vero? V vero? Amato proprio, Space Hulk Deathwing. Proprio alla follia. Tantissimo. La vendetta della regina dei maghi. Ah, che cos'è? Cosa ho preso? Quanta roba! Bestia! Era questo l'aggiornamento. Io sto fermo, non sto cliccando nulla. Ma questa ce l'avevo già, mi pare. Vabbè, io mi fido, io faccio passare, va bene. Lui fa un attimo. They're overwhelming us. Mio Dio. E comunque, appunto, altre cose che recupereremo. Boh, varie cose comunque, nel senso, varie cosettine, pian piano le. One eternity later. Sì, infatti, madonna mia, quanta roba. Ma poi i decori rossi? A me non pareva di avere anche i decori rossi. Figo, cazzo. Come mai ho tutto ciò? Non sono cose che dovrei sbloccare? Senti, amico mio, ma io posso tipo basta? No, non posso basta. Aspetto, scusa. Va bene. Io attendo, non mi lamento. E dicevo, altre cose che recupereremo.
Ok, grazie mille, hai finito. E altre cose che recupereremo? Io non so cosa. Cosa abbiamo altro da recuperare di giochi? Oddio. Boh. C'è un bel po' di roba. Però, bene o male, tra tutti i giochi Slytherin, i Battlefield Gothic, e Space Marine. Magari un qualche giocatina, qualche gioco tipo appunto Space Alka Shenzhen, qualche piccolo gioco minore. Bene o male, credo sì, di aver abbastanza catalogato tutto. Magari cioè, tra i giochi minori intendo, che ne so, una volta si potrebbe fare una partita qualche partita regicidio, che comunque è carino da vedere perché è un gioco che è canonico esistente in Warhammer 40.000. Qualcosina di questo tipo. Però, certo è che a un certo punto li finiamo. Certo, allora, un'altra cosa effettivamente che si potrebbe poi considerare, che io ho sempre comunque in realtà considerato, è giocare ai giochi vecchi. E non intendo Space Marine, attenzione ragazzi, io intendo giochi vecchi, intendo proprio Shadow of the Ornate Wrath, intendo proprio quelli, intendo Chaos Gate. Già che Chaos Gate deve uscire quello nuovo, andiamo poi a esplorare quello vecchio. Andiamo a esplorare le origini. Dawn of War, sì, vediamo, perché Dawn of War diciamo che rispetto ad altri giochi è stato proprio tanto tanto consumato. Nel senso, sì, potremmo a un certo punto magari recuperarli e giocarli insieme, però darei maggiore priorità a tanti altri titoli che meno persone conoscono. I Dawn of War, bene o male, chiunque li ha giocati, almeno uno li ha provati, anche solo, se non giocati tutti. Poi sì, ovviamente sono giochi che vanno ancora avanti con gli aggiornamenti della community, però li terrei, diciamo, abbastanza per ultimi, perché vorrei invece sia io conoscere che farvi conoscere o apprezzare di più certi titoli, magari o più vecchi o semplicemente un po' meno conosciuti, di cui si è sentito meno parlare perché non hanno fatto il botto come l'ha fatto Dawn of War, come ha continuato a fare il botto anche solo per fama. Quindi sì. Però anche ovviamente anche appunto giochi proprio antichi. Antichi. Sì, sarebbe carino a un certo punto recuperare anche proprio ancora roba ancora più antica. Ad esempio, se proprio dobbiamo andare sempre sullo Space Hulk, sarebbe carino andare a prendere lo Space Hulk vecchissimo degli anni 90, che era stato prodotto per non mi ricordo nemmeno quale console, forse per PS1. Roba proprio. Sarebbe carino andare a prenderlo, andare a recuperarlo e proprio scoprire le origini del gaming. I primi passi che Games Workshop fece nel mondo videoludico. Sarebbe un bel tuffo nel ancora più passato. Sì. Voglio sfruttare questo canale anche per questo. Ovvio che poi a un certo punto passeremo anche da giochi non di Warhammer, quello abbiamo già discusso, ne abbiamo già discusso, però di Warhammer ne abbiamo ancora tanto da portare qui. Nel frattempo, allora ragazzi, andiamo nella stanza delle fantastiche desolazioni, dato che sono già le 7:45. Quindi alla fine, boh, cos'è? Il gioco si doveva aggiornare perché mi doveva dare qualche roba estetica, tra cui qualche quadro a quanto pare, va bene. Mi fido. Allora. Come siamo messi qui? Abbiamo la terza spedizione. Abbiamo finito quella del coraggio. Direi che è il caso di fare quella della determinazione. Io vi ho detto, non so ancora, ragazzi, come sia organizzata la cosa. Se la quarta spedizione sarà quella alla Cittadella dell'Eternità. O se prima sia necessario fare tutte le sbloccare tutte le altre e poi allora sblocchi quella della cittadella dell'eternità. Ma questo lo scopriremo magari stasera. Magari stasera riusciamo a finire questa qua della determinazione e vediamo che cos'è la quarta.
Allora, gioca. Io tanto sono pronto. Se non si unisce nessun giocatore subito, subito, io parto e al massimo qualcuno si unisce dopo. E vediamo. Non si unisce nessuno, partiamo. Perfetto, va benissimo così. Tanto nel caso arriva qualcuno dopo. E a me aveva fatto tanto piacere che a un certo punto la scorsa settimana si fosse unito un Cavaliere del Graal. The Chaos Wastes are always in flux. No Allora, cosa path abbiamo is the qua? same twice. La Fossa dei Your Riflessi. pilgrimage cannot be paused. Allora, mi pare che qua siano Only entrambe mappe abandoned. che abbiamo già Sites marked with giocato. a halo are cursed by the Chaos Gods. I'm Quindi io sure pu you'll do punterei just su fine. questa. Io più che altro sarei curioso a un certo punto di beccare delle mappe che non ho ancora visto, perché ce ne sono 15, quindi su ste 15 vorrei vederne un po' di più. Per ora alla fine non abbiamo viste così tante. Mi sarei curioso a un certo punto di poterne giocare di diverse. Ovvio che poi nel frattempo stiamo anche scoprendo un po' i vari effetti degli dèi, che quella è una cosa fichissima. Perché, ribadisco, la stessa mappa con un diverso effetto di un diverso dio può cambiare davvero tanto lo svolgimento. Questa ad esempio l'abbiamo già fatta, quindi non è nulla di. Però dipende da dove siamo apparsi, perché anche lì, anche fare la stessa mappa comunque puoi capitare in un posto diverso. Cosa c'è? È già un mostro? Che cosa? Cos'è già arrivato a cacare il cazzo? Ah, salve! Bravissimi. Le monetine. Le monetine. Ok. Grande. Oh, ci siamo già fatti un rattogra. Iniziamo proprio perfettamente. Allora, dove siamo diretti? Siamo diretti innanzitutto a sopravvivere perché c'è un assassino in giro. Da qualche parte. Da questa parte, beh, grazie Kerillian per avvisarmi del fatto che la strada sia quella giusta. L'assassino è morto, bene così. Ora dove? Di qui? Presumo. Presumo di sì. Nel frattempo, ragazzi, se avete ovviamente altre discussioni di cui volete chiacchierare, dite pure, perché ripeto, Vermintide è buono per fare una sorta, una semi live chiacchiere. Quindi. Poi vuoi mettere una live chiacchiere con in sottofondo scaven che muoiono? Cioè. Aven o quant'altro, nel senso. Siamo. Ma che bello le cose che volano. Ti sento. Dove? Non di qua. Qui non c'è un'apertura. Ah, qua in fondo? Sì, pare di sì. Nel frattempo un altro assassino da qualche parte. Che improvvisamente non si sta facendo più sentire. Volevi? E invece. Guarda un po'. Troll cave. Yeah, troll.
Grotte dei troll, perché volevi non avere dei troll stasera. Poi per carità, non è detto, grotte dei troll non vuol dire che appare un troll. Però ora che l'ho detto, apparirà. Oh, bene. Oltre a sottofondo di Skaven che muoiono, abbiamo anche dei guerrieri del caos che muoiono. Se vuoi vedere come va avanti la partita di Total War, no, assolutamente, assolutamente. Io sono molto curioso e comunque, oltre a te, ho altri consiglieri che vogliono scoprire un po' come va avanti. Poi comunque, anche se ogni tanto c'è magari qualcuno che non riesce a guardarla in live, io quando le ricarico su YouTube vedo che c'è gente che se le riguarda e quindi i curiosi che vogliono sapere come va avanti ce ne sono. Io so che purtroppo non tutti riescono a guardare le mie live in live, però sono contento che ci siano sempre persone che dopo se le recuperano. Anche non su YouTube, nel senso già subito le visualizzazioni in post su Twitch ce ne sono un bel po', quindi tra tutte le run, quella di Total War è mediamente una delle più guardate. Di qua? Sì. Ok. No, perché? Perché tutta questa cattiveria? Come non detto. Qui abbiamo un boia che uccideremo prontamente. Qui c'è una pozione, stiamo bene così. Oh, sai, non ti avevo minimamente visto. E andiamo di qua. Abbiamo uno stregone, mi pare, di sentire. Se effettivamente mi alzo io un po' il volume in cuffia, magari meglio. Allora, qua abbiamo qualcosa che tanto non mi serve. Qui dei barili. No, nulla di utile. Niente altarino carino che ci potenzia le armi. No? No, eh? E vabbè. Mi accontento. Hold your ground. Fight and the way will open. Sopravvivi. Sopravviviamo, che ti devo dire. Riflesso del distretto dei canali di Elgard. Ah, vedi che mi pareva che fosse qualcosina che avevo già visto. Sono dei qualche reminiscenza. Ah, 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 ah. Eh no, eh. Lo abbiamo qua? Fornimenti medici, va bene. E che questa sta andando piuttosto liscia, eh. Ti ho visto. E ti ho ucciso. Devo immaginare che a un certo punto arriverà un mostro, no? Perché di solito ste ondate sopravvivi si concludono. Ah no, beh, c'è un bel plotone però. Ma che bello, alzarli in volo e poi macellarli. Ok, no, non c'era un boss qua in mezzo. Qua c'è qualcosa? Un altare fico? No.
Niente altare fico. Nulla? Ostia quante monete. Quante? Fottio. Madonna mia, ma tantissime. Aspetta che adesso voglio fare una piccola cosa prima di andarmene. Sì, la sto sprecando, è vero, la sto sprecando perché adesso me ne vado. Ok. Anche Marco, tu sei curioso? Meno male, meno male. Giovedì andiamo avanti. Soltanto i più determinati possono superare la desolazione del caos e raggiungere la cittadella dell'eternità. Vedremo. Allora, la roccaforte di Grimblad sono sicurissimo di averla già fatta. La miniera di Belshazzir mi pare anche, effettivamente. Quindi per ora siamo ancora in mappe andate, fatte. Allora, meno mostri più orde, più 20 salute. Più 30. Però qua abbiamo anche tipo che cerca dei doni per sgominare i nemici. Ottieni i doni dell'abbondanza e della ricchezza. Ostia, no, allora facciamo questo qua. Perché poi andiamo nel tempio del conflitto. E qua abbiamo meno mostri, più orde, più 20 salute, quindi siamo un po' più safe. Un po' più sicuri. No, giusta stella del caos in lontananza gigante, come era stato già detto. E vediamo. Dove partiremo qua? The Chaos Gods ignore this place. It won't last, A me piace so sta hurry. mappa perché questa mappa sembra un po' cioè, sembra un incrocio tra Skittergate, quindi la mappa in cui effettivamente vai nei campi del nord dei guerrieri del caos. Però, tipo, la parte un po' montana mi ricorda un po' anche il DLC che c'era dell'1 di Karak Azgaraz. Che andavi nelle montagne dei nani, nelle roccaforti nani, che era una figata. Quello era veramente un bel DLC. Venite, venite, venite. Ho lame per tutti. Lame gratis. Caotici, è arrivato l'arrotino. Ostia! Volevi? Guarda un po'. Eliminiamo le vostre ossa, esatto.
gobbo slaying, perhaps. Or maybe just general thumping of thieving wazzocks. That works too. Oh, for a shame that the divine life isn't to be yours. Ecco, siamo a posto. Buongiorno. Qua direi che... sì, invece direi che sì. Ah, c'è la sfida. Però non c'è stata prima. O me la sono persa, ma non credo. Andiamo. Io però mi allontanerei qua perché... ah, ok, proprio qui, così. Amici miei, io però non mi metterei così vicino al... all'acqua, perché cadiamo. E infatti Kruber stava palesemente cadendo. E cosa ci prendiamo? Aumenta la durata del muro di spine. Durata pozioni. Ottieni fino a 20% in base alla barra dell'abilità mancante. Ok, questo mi piace un sacco perché voglio cercare di capire quanto... ok, credo di essere automaticamente più veloce perché io ho appunto sempre la barra piena. Perché ottengo gli utilizzi gratis dell'abilità. Campo di battaglia di Grimblood. Che figo che puoi tipo interrompere. Puoi interrompere l'azione dello stregone perché lo fai salire su. Fai volare. Ma mi conviene scendere di qua? Io adesso non so esattamente. Devo andare di qui però, immagino. Sì. Aspetta, qui cos'è? Ah no, non è assolutamente nulla. C'è una pozione. No, vabbè, andiamo avanti. Anche perché arrivano da là. No, mi spiace, no, no, è senso unico. Vede, infatti, gliel'ho detto, è senso unico, infatti arrivano dall'altra parte. Io gliel'ho detto, lei non mi ascolta. Ah, devo multare. Sopravvivi alla volta del sangue. Ostia, ok, va bene. Salgo? Ha senso? Sì. Secondo me sì. Vai, perfetto. Incanalatevi così che a me va bene. Vai così. Aia, aia, aia. Date via. Ok. Ah, sta arrivando... no! Ok, con una bombetta abbiamo un po' risolto il problema. Panic.
Madonna mia, se siete resistenti però, eh. Una domanda, come scalano i ranghi gli Skaven e come funziona la loro magia? Ma allora, la loro magia è puramente, nel senso, è sempre caos. Viene però alimentata dal ratto cornuto. Come scala? Bah, allora, bene o male è un semplice... Uccido il mio superiore e mi prendo il... un rango superiore. Lì non è che ci sia proprio una questione di sono davvero molto meritevole e quindi diciamo che mi danno la promozione. È un, la società degli Skaven è un costante pugnalarsi alle spalle, prendersi i meriti altrui e cercare di far sì che tutti i tuoi rivali siano morti in modo che tu sia l'unico che può guadagnarsi il comando. Poi appunto la magia alla fine, bene o male, sempre caos come tutti, solo che ovviamente loro c'è il ratto cornuto che ci pensa. Ma dove... Ah, ok, là sopra. Io nel frattempo tipo... Kruber e Salspire mi accompagnate o... E vi teletrasportate, di grazia? Ah, appunto. Perfetto. Non ci siamo ben ricaricati. Scappa dalla città. Non lo vedo, non è un puntatore, vero? No, ok. Come mai potevo spaccare questa cosa qua esattamente? Non ho ben capito perché fosse utile spaccare questa cosa. Non lo era, infatti. Ohia! Non era utile farlo, infatti. Ma noi l'abbiamo fatto, perché se si può spaccare, si spacca. Ok, eccolo qua. Ci siamo. Oh. E anche questa è andata. Più 20 salute, bene così. Ah, ma quindi più 20 salute perché sai già la ricompensa. Io pensavo fosse... Non ci avevo mai fatto caso. Ero sempre stato convinto che fosse l'effetto che c'era sulla mappa. Miracles and boons can be earned from the shrines in your path. Ok, boh, allora io farei Tempio del Conflitto e vediamo cosa possiamo prendere con 688 monete. Sono meno del solito, eh. Oh, la conferisce una bomba, aumenta permanentemente... Oh, questo sempre, questo si prende sempre. Gli attacchi corpo a corpo che uccidono i nemici hanno 50% di possibilità di infliggere danni ulteriori ai nemici. 50% di possibilità. C'è qualche typo, eh. Rispetto alle altre espansioni, diciamo che c'è stata un tocchino in meno di revisione del testo qui, eh. Vabbè, prendiamo questo a sto punto. Combatteremo un mostro in più, ma ci garantirà un ulteriore 20% in più di salute. Che a me va bene. E poi... Direi che andiamo. Allora, sentiero proibito o torre di Olsher? Cosa ci dà? Allora, più 20% riduzione del tempo di recupero.
Meno speciali, più mostri. Meno orde, più nemici vaganti. Vabbè, dai, andiamo di qua. Andiamo di qua e vediamo. Allora, ragazzi, ho una sete assurda e non ho il bevi. No, il bevi, perché ormai si chiama il bevi. Non ho il bevi a portata. Allora, i giocatori subiscono. Ah, giusto, è vero. Danni continuati nel tempo, bere le pozioni ripristina la salute. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, abbiamo comunque già una pozione. Ah, subito un mostro. Sarà quello per avere il 20% di salute, o è quindi per quello che c'è subito, o è perché abbiamo più mostri in questa mappa? Aia. Vieni. Ah boh, lo facciamo proprio cadere così, eh. Madonna mia, come lo stiamo. Facciamo i cheese. Lo cheesiamo. Perché lo stiamo affrontando. Facendolo stare sotto. Dai, amici, sparateli. Ok. Aia. Aia. Dai che sei morto. Ok. L'effetto sonoro che ha fatto, penso, presumo voglia dire che effettivamente questo era il mostro dei 20, del 20% di vita in più. Ora, tutti siete vivi, tutti siete a posto? Sì. Io mi bevo una pozione che almeno per un pochettino siamo a posto. Però dovrei anche andare a ammazzare a prendere quello standard perché. Ok, e ora possiamo andare magari avanti. Tu non mi piaci, ma nemmeno tu, guarda. Vai così. Po, po, po. Guarda, ogni volta che troviamo una pozione a questo punto beviamola. No, no, vi sparo io, pezzi di merda.
Bardin, chi è che vede una foresta e pensa a teschi giganti? Madonna mia, conosci davvero poco il caos. O davvero poco Warhammer. Bardin, il tuo mondo è fatto di teschi praticamente. We'll be fine, so long as the dead stay dead. I received a communique today, di qui? Sì, guardalo qua. Ah no! 236 su 240. No, adesso io esigo 4 monete. Datemi 4 monete. 4. Bisogna... Oh, ecco qua. A posto. Ho bisogno di 4 monete. Solo quello ho bisogno. E qui... Madonna, che cunicoli stretti. Ho sbagliato. No. È stato un giro in tondo. Poi giusto così era solo una zona giusto per andarmi a prendere dei potenziamenti. Ah no, ok. Si può salire di sopra. Si sale qua e... E si va qua, ok. Non c'è fine, i nemici scappa. Ah, giusto, è vero, non c'è fine, i nemici scappa. È vero. Qua devi semplicemente cercare di andare avanti. Perché appunto non c'è fine, i nemici. Cioè, è molto autoesplicativa come cosa. Blu-ray Gunner si sta unendo alla partita. Buon per lui. Buon per lui. Vediamo se riuscirà a unirsi. Detto che a volte capita che i giocatori si uniscano alle partite e poi appena si uniscono muoiono. Cioè, ma muoiono nel senso che tipo... è staccato dalla partita. Se è stabile e riesce ad unirsi, a me fa piacere. Spero sia un personaggio a un livello decente almeno. E sia buono. Ovvio che io poi accetto tutti, eh. Io sono disposto a carriare. Però. Qui finisce il livello. Se Blu-ray Gunner riesce ad unirsi prima, a me fa piacere. Perché almeno vuol dire che... No, sono timido. Esatto. No, in live no. Vabbè che tanto non possa perdere. Perché un conto si unisse a una cosa Twitch. Ah, salve. Oh, che bello. Abbiamo finalmente una Sienna. Vieni, Blu-ray Gunner. Vieni. Ho detto vieni. Grazie. Bravissimo, Blu-ray Gunner. Sei arrivato. Hai avuto culo, Blu-ray Gunner. Sei arrivato in una bella run che sta, non dico proprio per finire, però è già oltre metà. Perfetto, qui non è che abbiamo grandi scelte. Picco Cinereo. Più 10 possibilità di colpo critico, più orde, meno nemici vaganti. E maledetto da Zinch. Da Zinch, che cosa avremo maledetto da Zinch? Avremo l'effetto quello lì che sdoppia i nemici? O avremo qualcos'altro di particolare? Vediamo, perché quello che sdoppia i nemici alla fine era una cosa che è famosa, era già della Twitch mod. Sono curioso poi di vedere se ha altri effetti Zinch, dato che tutti ne hanno tanti. Comunque ne hanno un po'. Quindi vorrei vedere altri effetti di Zinch. Poi per carità mi va bene anche quello di sdoppiare i nemici, però... Blu-ray Gunner ci accompagnerà con questa Sienna. Hanno la possibilità? Sì, appunto, peste gemella. Sì, ok, abbiamo l'effetto classico di Zinch che fa spawnare i nemici nuovi, li fa sdoppiare i nemici più piccoli, ok. Va bene. Cosa stai usando, tra l'altro? La piromante classica, vero? Stai usando Blu-ray Gunner, vero?
Oh, che bello, grande. Che bravo che abbiamo un giocatore che segnala gli oggetti. Oh, io vi adoro. Io vi adoro, giocatori, che non ve ne sbattete il cazzo e sapete che questo è un gioco multigiocatore, cioè si aiuta la gente, si gioca insieme. Al posto di mi faccio i cazzi miei e vado avanti. Oh. E segnala agli altri giocatori gli oggetti utili. Madonna. Best player, va. Abbiamo altro da fare qua? Allora, qui cosa abbiamo? Blu-ray Gunner, cosa abbiamo? No, non riesco a saltare, non riesco a salire. Ok. Niente. Ok, allora possiamo effettivamente proseguire. Uomini bestia si possono riprodurre con umani o solo con altri uomini bestia? Allora, è difficile in realtà che gli uomini bestia si riproducano, perché gli uomini bestia sono appunto uomini. Nel senso, nascono, sono mutazioni casuali che nascono dagli umani. Quindi, solitamente gli umani a volte, cioè capita che a volte per purtroppo influenze caotiche nella riproduzione, nel senso bambini che nascono deformi, nascono uomini bestia e le persone diciamo che non sempre li uccidono. Non sempre li uccidono perché a volte pensano di incorrere in qualche maledizione, in qualche sventura nell'ucciderli e quindi magari li lasciano, li abbandonano, magari arriva un fiume, nelle foreste e quindi semplicemente loro verranno presi dagli uomini bestia già esistenti e loro cresceranno questi bambini come appunto uomini bestia. Quindi loro tendenzialmente non si riproducono, nel senso. Il loro aumento della popolazione è dettato dal fatto che gli umani normali purtroppo producono anche ciò. Abbiamo anche un secondo giocatore, attenzione, Potro192. Aia comunque. Aia. Aia. Amici? Amici? Blu-ray Gunner nel frattempo non sta facendo molto bene. Aia. La Madonna, quanta gente di merda che abbiamo. Madonna mia, che situazione del culo. Lo so, Blade, Blu-ray Gunner, io ti aiuterei molto, però sono un po' in una situazione di merda. Madonna mia. Lo so, Sienna, ho detto capito, lo so. Ok. Uff. Dai, dai. Ok. Ma come siamo stati bravi? Poi Potro192 è un bel Kruber al 33, attenzione. Ma che bel gioco di squadra. Potro92, sì, grazie, adesso arriviamo. Ok, no, non mi interessa questo altare, va benissimo così. Possiamo proseguire. Sienna dov'è? Ostia, Sienna è andata già a fanculo, ma dimmi te. Ah, perché ha preso l'altra strada?
Ah, ok, Sienna è qua, ok. Pensavo fosse più lontano. Ok, che non era più, non era poi così lontano, ma adesso si sta allontanando. Non ti allontanare così tanto, Sienna. Che è poi un casino. Blu-ray Gunner, ho detto che eri un giocatore tanto bravo, tanto bello. Cac Strava, si sta unendo la partita. Va che facciamo un bel party da 4. Attenzione. Attenzione, dobbiamo solo capire dove minchia andare. Ok, di qua. Perfetto. Kruber dov'è? Ok, era dietro di me. Perfettissimo. Ok. Qui ci vuole l'arpione goblin. Ora, l'importante è che non ci arpionino noi. Poi noi arpionare gli altri. E accessorio. Sì. Ehi, ehi! Vai così. Ma Cacstrava si è unito e ha un Salspire al 17. Va bene. Madonna che bella quando il muro di spine esplode. Ah, una goduria quando esplode, perché vedi proprio i nemici che volano. No, Kruber, no! Ah, mi fa piacere finalmente. Ecco, capisco, cioè, la Twitch mode è davvero bella, per carità, però mi fa anche piacere trovare magari delle partite in cui si uniscono dei giocatori, che è carino avere ogni tanto anche dei giocatori che cambiano un po' la partita che si svolge in live. Mi fa piacere. Qui ci sarà qualcosa di figo? Assolutamente nulla. Va bene così. No, lo stavo facendo volare, ma non l'ho preso in tempo. Dai, fatemi. Ok, meno male che l'hanno ucciso, perché non riuscivo a guadagnarmi abbastanza spazio per farlo volare.
Sì, no, però stai morendo un po' troppe volte. Te lo dico. You should learn to appreciate it. Well, I might, if it weren't such hard going underfoot. What's wrong with a good road, for toll's sake? You're a refreshing soul, Cooper. Thanks. Wait, that was an insult, wasn't it? Benissimo così. Next one! Ma, oh, sì, sì, sì. Allora, di benedizioni tanto non possiamo acquistare nulla, quindi a sto punto i tuoi attacchi non possono essere interrotti. Figo. Mi piace. Uber? Ok. Fai così. Fai così che va giù, vai che va giù, vai che va giù. E andiamo. You did it. Don't forget to claim your reward. Cosa prendiamo? Prendiamo questo. Subire danni mi dà critici sicuri. Non vorrei prendere danni, però nel caso. Madonna, ma niente cure. Mia, oh, e improvvisamente le cure, boh. Abbiamo finito. Ah, barile. Ah, che ne abbiamo due che sono per terra. Ok. Maronna mia. Ho bisogno di cure. Guarda, tutti abbiamo bisogno di cure. Blu-ray Gunner. Non è che... Amico mio. Lo so che vuoi le cure. Ma le voglio anch'io. Le vogliono anche gli altri, te lo giuro. Nah, 226 adesso. Non ho abbastanza. Su 240. Aspetta. Attenzione. Ok. Almeno il bastone. Il bastone siamo riusciti a potenziarlo. Vai Kruber, curati. Vai Kruber. Vai così. No, no, no. Ok. Madonna, quanti ne sto rialzando io. Attenzione, attenzione Sienna. Che ti piovono addosso. Però bella sta partita, mi sta piacendo davvero tanto. Soprattutto perché comunque i giocatori che ho trovato non sono male. No, Blu-ray Gunner! Come mai hai lasciato la partita? Che è successo? Gli sarà caduta la linea.
vai così. Madonna. Ah no, Blu-ray Gunner si sta riunendo. Vedi, allora gli sarà caduta la linea. No, è scappato. È scappato l'assassino. Ora è morto, meno male. Madonna mia, se la finiamo tesissimo, eh. Io ho davvero poca vita. Salspire. No, peccato. Blu-ray Gunner non sta riuscendo a riunirsi. Peccato. Ok. Dai, 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 che siamo vicinissimi. No! Che di cadere adesso proprio non ho voglia. E cadere nemmeno tu magari, effettivamente. Che tu stavi cadendo proprio in maniera letterale. Magari no. Uff. Uff. Siamo alla fine, eh? Siamo quasi alla fine. Mi pare che adesso sia l'ultima. Ah, c'era ancora un tempio. Ok, ma io non posso prendere niente. Sì, direi anch'io dei doni ricostituenti, magari, eh? Cioè... Spero che abbiano abbastanza monete gli altri, perché io qua non posso prendere nulla. 452 monete e 440. Magari. Miracolo di Sciaglia, qualcuno lo deve prendere. Vi prego, qualcuno lo prenda. Ok, Potrou. Potrou ha preso sicuramente qualcosa per se stesso, però deve veramente prendere questo, deve prendere per forza Miracolo di Sciaglia. Ci serve tantissimo. Sei proprio stronzo, eh. Cioè, ok, ci salva teoricamente. Teoricamente ci salva, però... Però il Miracolo di Sciaglia era utilissimo. Peccato, peccato. Vabbè. Vabbè, dai, ce lo faremo bastare. Cioè, comunque, i doni che abbiamo preso non sono male. Arena della determinazione. Tra l'altro, il fatto che ci siano arena del qualcosa che dà il nome alla spedizione mi fa pensare che la prossima spedizione non sarà quella della cittadella dell'eternità. Ma avremo a tutti gli effetti l'arena del qualcos'altro nome che avrà la quarta spedizione. E poi effettivamente arriveremo alla spedizione che ci farà arrivare alla cittadella dell'eternità. Infatti allora se tutto va bene... Adesso incrociamo tantissimo le dita e stiamo zitti. Però se tutto va bene probabilmente faremo questa live e poi altre due. Perché magari nella prossima riusciamo a prendere un... a fare la quarta spedizione e poi l'ultima. Cos'è questo, quindi? Fiaccola purificatrice. Ma è... prendila tu. Castrava. L'hai presa tu?
Meno male che a quanto pare partiamo. Aia, aia, aia. Ah, dimostra il tuo valore per aprire il primo cancello. Madonna mia, Hunter Hunter. Aia. Cos'è sta merda? Ma non si spacca. No? Non si spacca a quanto pare. Io non ho capito se la fiaccola purificatrice. Cioè, noto che questa fiaccola purificatrice. Ah, ma questa cosa è buona per noi, quindi. Non ho capito. All'inizio mi sembrava una roba narglosa, cazzuta. È terribile. Ma a quanto pare no. E dov'è la fiaccola terribile? Io non è che ho ben capito come funziona qui, eh. Ah, ok, raggiunge la grotta di ghiaccio. Che non ho capito, è già finito? Dimostra il tuo valore per aprire il secondo cancello. Ok, mi pareva strano che fosse già finito, perché altrimenti perché dovrebbe dovuto specificarci il primo cancello? Più che altro non ho capito cos'è quest'aura blu. Ah, è quella lì del bastone, quindi. Dobbiamo stare magari dove c'è. Perché mi era parso di capire che la fiaccola, cioè questa roba, questa fiaccola purificatrice, fosse il potenziamento che aveva preso il... che aveva preso Kakstrava. Invece no, è proprio una cosa di questa missione, che se la gente sta nell'area... Credo che l'unica cosa è che non mi pare che infligga così tanti danni in questa fiaccola. Penso sia un po' come la fiaccola, quella classica, che di danni non fa cazzo di niente. Mi accontento dei danni che fa. Però almeno possiamo purificarci. Aia, che male. Madonna mia, sta durando questa, eh?
l'arena di Khorne non durava assolutamente così tanto. Vabbè. Basta. Ok. Uff. Quanto siete cacacazzo però voi arcieri, però. Basta. Riscuoti la pergamena sacra. Ok, abbiamo finito. Nargol ci parla. Ci dice cose. Molto bene, e anche la spedizione della determinazione è andata a buon fine. Completato una spedizione? Sì. Vediamo la prossima. Adesso ovviamente devo lasciare il gruppo, questo gruppo. Mi dispiace sempre lasciarlo, però mi tocca. Però bello, questo gruppo. Un peccato per Blu-ray Gunner, che a un certo punto gli è chiaramente caduta la linea, perché ha pure provato a riunirsi. Mi spiace molto per lui, però comunque il gruppo è stato molto, molto buono. Non abbiamo avuto giocatori incompetenti o cose. Bene. Il maggior numero di rianimazioni ne ho fatte 6, santi Dio. Tutti che andavano giù, madonna, un medico. Allora, sfide di ocri da riscuotere. Cosa ho fatto? Ah, questa spedizione, immagino, quella di Nargol, infatti. Figo. Abbiamo preso il... Incarichi, invece... Ci dimostri? No, ok. Ah, colpi la testa ed elitto, ok. Bene. Perfetto, io adesso saluto... Dove cacchio è il devo andare, ciao? Ok. Perfetto. È stato un piacere collaborare con questi tre giocatori. Molto bene. Non penso di dovermi aspettare chissà che da questi forzieri. Vabbè, li apriamo. Sì. Pa, va bene, certo. Merda, altra merda. Ulteriore merda, perfetto. Benissimo, ok ragazzi, finalmente abbiamo portato a termine anche questa. Allora fammi quindi vedere. No, vedi, spedizione verso la città dell'eternità. Ok, ragazzi, prossima settimana si va.
prossima settimana, prossimo martedì, si va verso la città dell'eternità. E vediamo di concludere anche questa parte. Bene così, sono pronto. Si andrà, si andrà. Bene, continua a piacermi questa espansione, ovvio che sarebbe carino ogni tanto beccare un po' di più altre mappe tra quelle esistenti, però davvero figo. Davvero figo e mi sta continuando a piacere davvero molto questa modalità, una rigiocabilità davvero, davvero alta. E sono contento di avvicinarmi a questa spedizione verso la cittadella dell'eternità. Detto questo, ragazzi, è stato un piacere avervi qua, chiacchierare un po' con voi, anche nell'attesa dell'aggiornamento, dato che abbiamo avuto un po' di attesa. E ho parte che ovviamente poi, quando questa live verrà ricaricata sul tremendo sito rosso, la parte, diciamo, di live chiacchiere verrà tagliata, verrà tolta, perché chi vuole recuperare la run di Vermintide non vuole recuperare quello, immagino. E buon. Detto questo, ragazzi, io vi auguro a questo punto buona cena, nel caso in cui voi non abbiate ancora cenato. L'appuntamento resta domani, sempre alle 19, continueremo Necromunda Underhive Wars, che per ora anche quello sta continuando a soddisfarmi, sono contento. E per il resto, ragazzi, buona serata. A domani. Ciao ciao ciao!